Ben ritrovati al nostro appuntamento con Studiando la Parola. Ci siamo lasciati nel nostro ultimo appuntamento, nel bel mezzo del libro di Giobbe, ultimo nostro libro per quanto riguarda l'esplorazione dell'Antico Testamento. Ci siamo lasciati sulla richiesta, sul desiderio di Giobbe di interrogare e di cercare una risposta da parte del suo Dio, quando nel confronto con i suoi tre amici, Elifaz, Bildad e Zofar, l'unica cosa che è riuscito a raccogliere sono state accuse, critiche, giudizi. È arrivato a dare del bugiardo agli amici, è arrivato a dire agli amici voi non siete degli amici perché non ha... Siete stati capaci di consolarmi e di far del bene all'anima mia? E al capitolo 27 comincia la sua ultima risposta ai tre amici. Quindi abbiamo al capitolo 27, 28, al capitolo 29, dicevamo la volta precedente, c'è un ricordo del passato da parte di Giobbe. Il Ripercorrere i bei momenti passati. Perché quando si è nel momento della sofferenza, quando si convive con il dolore, quando si affronta una tappa della propria vita, che è un lungo percorso di apparente buio e dolore, un modo per alleviare il dolore del presente qual è? Se non ricordare le gioie del passato. Questa è una forza dell'essere umano, la forza dei ricordi, la capacità di poter guardare a giorni non più vicini, ma che dicono al presente nel momento difficile, quei giorni possono tornare, possono arrivare di nuovo e non solo, possono arrivare anche in maniera più abbondante. L'essere umano ha questa grande capacità quella di poter ricordare. E il ricordo, anche se nostalgico, diventa un elemento di forza e di coraggio per affrontare la prova e per affrontare la difficoltà. Questo non è un consiglio a vivere di ricordi, ma questo è un consiglio ad addolcire l'amarezza di un momento con un dolce ricordo, per dire questa amarezza oggi può essere addolcita, ma domani potrà essere totalmente dimenticata. Però le sofferenze, le domande, le delusioni, la perplessità, la delusione di Giobbe sembrano in alcuni momenti presentarci un Dio della Bibbia sadico che si diverte. Noi abbiamo visto... Nella prima sfida lanciata dall'avversario, dal satan a Dio, cosa che i nostri personaggi non conoscono, che Dio è rimasto soddisfatto, quasi si è compiaciuto con l'avversario, che gli ha lanciato una seconda sfida. E in questa seconda sfida ci sono le nostre domande. Perché? Dobbiamo soffrire, perché dobbiamo conoscere il male, perché dobbiamo passare attraverso il lutto, la delusione e tutto il resto appresso. Fin quei tre amici, improvvisamente, quando Giobbe recrimina la voce di Dio, in questo frangente del testo, egli si rivolge a Dio come a El Shaddai, l'Eterno. Colui che è al di sopra di ogni cosa. Ho bisogno che sia lui a rispondere, che sia lui a parlare. Quando arriverà questa risposta? Leggendo il testo, sembra quasi che sia arrivato il momento di ascoltare la voce di Dio. Quando? Dopo il capitolo 31, dove Giobbe per l'ennesima volta, Dice: Io non ho nulla da rimproverarmi. Il primo verso dice: Io avevo stretto un patto con i miei occhi, non avrei fissato lo sguardo sopra una vergine. Cioè, continua a dire a se stesso. Ma io non ho fatto nulla per meritarmi questa condizione. Ho bisogno di un'altra spiegazione. Perché abbiamo visto che la teoria della retribuzione presentata dai tre amici non ha dato la giusta risposta, non è stato capace di soddisfare Giobbe al punto da far mettere in dubbio l'esistenza di Dio. Allora quando stiamo lì per aspettarci la risposta di Dio, al capitolo 32 il testo ci dice, quei tre uomini cessarono di rispondere a Giobbe perché egli si credeva giusto. La teoria della retribuzione davanti a chi resta convinto, della sua posizione cade, va in frantumi. E i tre amici decidono di non parlare più. Dice, oramai è inutile avere a che fare con te perché tu sei convinto della tua giustizia. E a questo punto che noi diciamo: ecco, finalmente Dio arriva a liberare, arriva il Redentore che Giobbe aspettava, il testo. Fa comparire un altro amico, un altro personaggio. Allora l'ira di Eliù, figlio di Barachel, il Buzita della tribù di Ram, si accese. Siamo di fronte a un altro personaggio che fin qui sul nostro palcoscenico non esisteva, o forse non ci eravamo accorti della sua presenza perché nessuno lo aveva presentato. Questo fa dire ad alcuni studiosi che probabilmente questo testo è un'aggiunta successiva alla prima redazione del libro, altrimenti si doveva parlare di quattro amici. Al di là di quella che è l'evoluzione del libro, noi vogliamo apprezzare e raccogliere il contenuto e la proposta che ci giunge attraverso Elio. Innanzitutto rispetto agli altri riusciamo a questo nome, a questo personaggio, a dargli un significato. Perché in ebraico Elihu vuol dire Egli è il mio Dio, oppure Egli è Dio. Quindi Elihu è il portavoce di un messaggio, di una risposta che non è la risposta dei tre amici, di un'alternativa, forse è il primo accenno di risposta da parte di Dio. Molti vedono in questo personaggio un personaggio esemplare, che rimane in silenzio, vedete, per quanto tempo che ascolta uno, ascolta l'altro. Soltanto dopo tante parole lui interviene. Infatti il verso 12 ci consente di dire questo. Vi ho seguito attentamente ed ecco nessuno di voi ha convinto Job, nessuno ha risposto alle sue parole. Vi ho ascoltato, c'ero, ma non siete riusciti a dare una risposta a Job. Il verso 15, rivolto a questi tre amici, eccoli sconcertati, non rispondono più, non trovano più parole. La posizione, le rimostranze, la disputa, la lotta, i pugni di Job contro al muro dei tre amici non trovano più più risposte. E allora è Eliu che dà la sua risposta. Rispetto agli altri non si presenta come un consolatore, non cerca di avere l'atteggiamento dei tre amici precedenti, però è un portatore di una nuova sapienza, di una nuova posizione. E qual è la posizione di Eliu? è sintetizzato in questo l'uomo è come il metallo prezioso è come l'oro come le pietre preziose che per essere purificate per essere apprezzate deve passare nel crogiolo nel fuoco nel fornelletto dell'afflizione la spiegazione di Eliù è un'alternativa per spiegare la sofferenza. Perché l'essere umano deve soffrire? Abbiamo visto che non regge la spiegazione, soffre per colpa sua, perché si comporta male, Dio lo castiga, Dio lo punisce. Giobbe ci ha dimostrato che questa spiegazione non è vera. O se è vera, è vera in alcune eccezioni. Ma non è vera nella situazione di Giobbe. Qual è un'altra alternativa, una prospettiva diversa, un modo per cercare di spiegare la propria sofferenza? Vuoi vedere che sono provato, che quello che mi sta succedendo è un modo per migliorare la mia vita? E lui porta la spiegazione di quelli che ritengono che la sofferenza è un fornelletto che l'afflizione serve a purificare, perché dopo un momento di dolore, di sofferenza, si viene fuori con delle esperienze nuove, si viene fuori, qualcuno dice, migliorati, affinati, purificati. Non so se a voi vi sta bene come spiegazione. Io potrei porre un'altra domanda. Perché per essere migliorati dobbiamo soffrire? Non possiamo essere migliorati in altro modo. Siamo mica delle pietre, siamo mica dell'oro, siamo mica dei materiali che devono essere purificati in questo senso. Kierkegaard, che vi ho menzionato più di una volta, perché ci ha riflettuto molto sul libro di Giobbe. Riflettendo a queste domande, dice: L'uomo è pur sempre il pianeta che ha un confine in più. Cioè, quando sembra che hai conosciuto ogni aspetto della vita umana, ti accorgi che c'è qualcosa che non conosci. Allora, pur davanti alla spiegazione di Eliù, che l'afflizione, il dolore, la sofferenza sono una forma di crogiolo un elemento attraverso il quale Dio migliora l'essere umano, non ci possiamo fermare. È necessario continuare a cercare. E infatti Giobbe continua la sua ricerca. Alle parole di Eliù, che esorta Giobbe a ricercare Dio, dice, rivolgiti a Lui, cerca Lui. Gli ribadisce che Dio ha nelle sue mani sia i giusti che gli ingiusti. Davanti a tutto questo, a quella che sembra essere la spiegazione ultima, si aggiunge un nuovo confine. Tenete presente le due prospettive, che sono due risposte alle domande di Giobbe, ma non sono ancora la risposta di Dio. Il libro di Giobbe ci dice che quelle che noi razionalizziamo, che quelle che noi elaboriamo come proposte per spiegare la nostra esistenza, restano le nostre spiegazioni. Perché il profeta Isaia dirà che i nostri pensieri non sono i pensieri di Dio e i pensieri suoi non sono i nostri. Allora, Dopo la risposta di Eliù arriva la risposta di Dio, quattro capitoli, 38-39, 40-41, che possono essere titolati tutte e quattro in questi termini, le due parole di Dio a Giobbe. Sarebbe bello poterli leggere interamente, io vi invito a farlo. Il capitolo 38 e il capitolo 39. Questo primo binomio, questa prima coppia di capitoli, presenta delle spiegazioni naturali, rivolte al creato da parte di Dio. Dio risponde a Giobbe senza fare discorsi teologici. Senza cercare le spiegazioni che hanno cercato di dare i tre amici, senza fare il discorso che ha proposto Eliu. Chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? La prima parola, la prima espressione che Dio rivolge è questa: Chi sei? Tu che cerchi? Di spiegare i miei disegni con le tue parole. E siccome le tue parole sono prive di segni, non hanno significato, sono prive di senno, sono prive di intelligenza, le tue parole oscurano i miei disegni. La spiegazione umana è talmente incapace di spiegare l'agire, il progetto di Dio, che anziché svelarlo. Lo nasconde. È quello che io amo definire in questi termini, la capacità dell'uomo di rendere complicato ciò che Dio ha fatto semplice. Siamo talmente complicati come persone, come esseri, che rendiamo complicato tutto ciò che attorno a noi invece è molto semplice. E Dio in che termini parla con Giobbe? Nei primi due capitoli lo porta a guardare attorno a lui, gli parla della pioggia, gli parla del cielo. Indirizza lo sguardo di Giobbe sulle cose che sono attorno a lui e domanda a Giobbe, hai mai comandato l'aurora, hai mai fatto sorgere il sole, hai mai comandato al sole di andare a dormire, hai mai chiamato il tramonto, guarda attorno a te. Ti sei mai chiesto la pioggia da dove scende? Com'è possibile che da una parte piove e da un'altra parte splende il sole? Ti sei chiesto perché in un determinato luogo è giorno e da un'altra parte è notte? Dice: La prima risposta di Dio invita Giobbe a mettere a fuoco le cose semplici che sono attorno a noi e che spesso sfuggono alla nostra considerazione. Lo sguardo di Giobbe è chiamato a guardare a quello che oggi in termini scientifici potremmo definire l'infinitamente piccolo, alle gocce di rugiada, alle particelle che fanno la rugiada, a quelle cose che tante volte all'occhio umano sfuggono ma che sono talmente belle al microscopio. Quanti di voi conoscete la forma microscopica, cellulare, alla base di quello che è un fiocco di neve? Più di qualcuno cercatelo su internet e scoprirete tutta una struttura particolare. La prima risposta dice a Giobbe le cose che tu non riesci a vedere. Mostrano quello che è il mio operare, quello che è il mio progetto, quello che è il mio agire, che il tuo senno, la tua intelligenza umana non può afferrare. Nel capitolo 39 si parla addirittura del figliare delle capre, cioè il partorire degli animali, quello che per un pastore, per un uomo di gregge di bestiama. Poteva essere qualcosa di naturale, ma quello che c'è dietro, come accade, il concepimento, lo sviluppo di una gravidanza. Dio chiede a Giobbe di meravigliarsi di quello che accade nel creato attorno a lui, È quelle che potremmo appunto chiamare le meraviglie del creato, che sono i primi elementi che testimoniano l'esistenza di un qualcuno, di un altro con la A maiuscola che governa l'universo, che governa il creato. Al capitolo 40 e 41 invece siamo messi di fronte ad un'altra realtà, perché queste cose vengono dette a Giobbe ma sono dette a noi. Si parla dell'ippopotamo e del coccodrillo. In alcune traduzioni trovate... Il behemoth e Leviathan, due personaggi, due creature che hanno fatto sbizzarrire la fantasia di molti. Voi perché uno di questi viene citato anche nell'Apocalisse? Siamo di fronte a due mostri mitologici, potremmo dire. I capitoli 38 e 39 ci parlano delle cose piccole del creato. Al capitolo 40 e 41 Dio mette davanti a Giobbe la paura delle cose che non si conoscono. La paura delle cose misteriose. Il behemoth e l'Eviatan. Questo ippopotamo e questo coccodrillo portati, esasperati in un certo senso per essere rappresentati vicino a degli animali che noi conosciamo, stanno a rappresentare tutte le energie negative, tutto ciò che è il male nel mondo, ma è anche la storia. Sono gli eventi, il tempo, le cose che accadono nel mondo, le potenze che governano l'universo. Quello che l'Apostolo Paolo descriverà come ancora i principati, i dominatori che sono nei luoghi celesti, ci sono delle realtà che l'uomo non può comprendere, non può afferrare, che sono al di sopra della storia. Dice ma tu puoi comprenderle, puoi spiegarle, se non riesci ad afferrare queste cose, come puoi comprendere quello che io faccio? C'è una proposta su queste due creature che voglio in conclusione di questa lezione condividere con voi. Innanzitutto la sintesi di questi quattro capitoli potrebbe essere questa, che Dio controlla tutto ciò che è al di fuori della nostra vita, dalle cose più piccole e quindi invisibili al nostro occhio, a quelle più grandi e comunque invisibili al nostro occhio. E gli resta il primo e l'ultimo, quello che nell'Apocalisse sarà l'alfa e l'omega. Dio è colui che ha il dominio sul mondo. Dio sta dicendo a Giobbe, qualunque cosa accada, io non ne sono ignaro, non ne sono all'oscuro. Io vedo, sovraintendo, governo tutte le cose che accadono. Una possibile interpretazione di behemoth, leviatan, dell'ippopotamo e del coccodrillo potrebbe essere questa. Ai tempi della stesura del libro, il mondo di allora aveva conosciuto delle grandi potenze, che sono le potenze che noi abbiamo più volte incontrato nei libri dell'Antico Testamento. Ricorderete l'impero assiro-babilonese. E il regno egiziano. Behemoth, l'ippopotamo, richiamerebbe l'impero assiro o l'impero babilonese. C'è un fiume, o meglio una coppia di fiumi, che noi incontriamo sin anche nel giardino dell'Eden, il Tigri e l'Eufrate, che attraversano tutto l'impero babilonese e questo fiume, per chi lo ha navigato, per chi lo ha visitato, è un fiume per lo più pianeggiante, che in chilometri e in chilometri di percorrenza ha un leggero dislivello. Ed è un fiume tranquillo, è un corso d'acqua tranquillo ed è per questo che al suo interno ci sono gli ippopotami. E l'ippopotamo è diventato il simbolo dell'impero assiro-babilonese, ma questo corso d'acqua, che apparentemente è tranquillo, quando arrivano le piogge, quelle piogge che Dio fa scendere dal cielo, quelle piogge che l'uomo non può comandare con le sue capacità, quelle piogge fanno diventare un corso, un fiume apparentemente pianeggiante, un fiume tumultuoso, al punto tale che quando ci sono le piogge, quel fiume fa paura. E quel fiume rappresenta l'impero assiro-babilonese, un impero apparentemente tranquillo, un impero che lasciava stare, ma un impero che quando qualcuno al suo governo si incavolava, era distruzione per tutti quanti. Il Leviatan, il coccodrillo, l'Egitto a un altro fiume ed è il fiume Nilo che è appunto il fiume dove vi sono i coccodrilli attraverso queste due figure Dio dice a Giobbe Dio dice a noi che la storia le potenze la politica i governi che possono tanto essere docili Tranquilli, tanto possono improvvisamente diventare tumultuosi e distruttivi, sono comunque sotto il suo controllo. L'Apostolo Paolo scriverà che ogni autorità viene da Dio, ma non perché è Dio che li nomina, perché quelle autorità sono comunque sottoposte al volere di Dio. C'è un volere, c'è una storia, c'è un progetto, c'è un architetto. Direbbero i massoni. C'è un architetto che al di sopra di tutto governa la storia del genere umano. La vita di Giobbe, la storia di Giobbe, i problemi, le sofferenze, le amarezze di Giobbe fanno parte di un progetto più grande della vita di Giobbe che Giobbe non può afferrare. Così come non riesce a vedere le cose piccole. E così come non riesce a conoscere le cose grandi della storia, ma la sua vita è parte di quel progetto. Il succo, la conclusione del libro di Giobbe è che non c'è una spiegazione al male. Non c'è sofferenza che avrà il suo perché. C'è un punto di fede. Chi crede in Dio crede che la sua storia, la sua vita fa parte della sua storia. Dopo la risposta di Dio, che cosa accade? Capitolo 42, con il quale ci accingiamo a concludere il libro di Giobbe. Giobbe non viene consolato da Dio. Giobbe non riceve una pacca sulla spalla. Giobbe non conosce il perché che aveva domandato, eppure al verso 5 dice, il mio orecchio aveva sentito parlare di te. Giobbe aveva delle convinzioni, aveva sentito, erano parole, cosa si sentono parole? E a volte le parole sono chiacchiere, così come le parole dei tre amici un poco più parole e meno chiacchiere erano state quelle di Eliù ma lui aveva udito parole molte persone conoscono Dio per sentito dire per quello che gli altri dicono la storia di Giobbe ci dice che a un certo punto del nostro esperire umano deve accadere qualcosa verso 5 il mio orecchio aveva sentito parlare di te ma ora l'occhio mio ti ha visto. Dove io domando, dove Giobbe ha visto Dio? Abbiamo una sola e possibile risposta. Nelle sofferenze, nel dolore. Dove pensava che Dio non c'era. Lì lo ha visto, non lo ha sentito. A un certo punto ha visto. E Quando si parla di vedere Dio si fa riferimento al volto di Dio. Ma qual è il volto di Dio? Se non il volto di Giobbe. Qual è il volto che Giobbe ha visto oltre a quello degli amici? è il volto della sua storia, è il volto della sua esperienza. Il libro ci sta dicendo che Dio si incarna nelle nostre vicende, che Dio si manifesta nella nostra storia quotidiana e il Vangelo presenterà la venuta di Gesù in quali termini? In Dio che si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Non sono le parole che fanno conoscere Dio, è la nostra storia, sono le nostre esperienze che spalancano gli occhi. Ecco perché qualcuno ha detto, nel raccontare la sua storia, i miei occhi hanno visto Dio, lo ha visto Mosè. Ma Gesù ha detto ai suoi discepoli, chi ha visto me ha visto il Padre. Allora noi da lettori della Bibbia, per concludere questo libro e questo percorso, possiamo arrivare ad una conclusione, che è attraverso la Bibbia che possiamo vedere Dio. È attraverso le storie della Bibbia che i nostri occhi si possono e si devono spalancare. C'è troppa gente che continua a dire di credere per quello che sente dire dagli altri. Ad un discepolo fu detto, ricordate, Filippo e Natanaele, vieni e vedi, vieni e vedi, qualunque sia la tua situazione. In modo pastorale posso dire questo. Probabilmente, consentitemi il probabilmente, perché non posso aver certezza della tua esperienza del momento. Probabilmente quello che stai vivendo è il modo in cui Dio si sta facendo vedere nella tua vita. Non ascoltare, vedi, e dopo aver visto, Gesù ebbe a dire va e raccontalo lo disse alla donna samaritana l'ho detto a qualcuno di quelli che sono stati da lui guariti chi viene in contatto con lui dopo non può fare a meno di andare e di raccontare ad altri io spero che la risposta che non abbiamo trovato alle domande di Job sia invece la risposta a qualche quesito a qualche dubbio che avevamo. Se invece qualche perplessità è rimasta, posso fare solo una cosa. Riapri la tua Bibbia e rileggi il libro di Giobbe, dal cominciare al Cero Una Volta a finire all'ultimo verso che dice poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Ciò che il lettore della Bibbia deve fare è essere saziato della rivelazione che attraverso la Bibbia Dio offre a ciascuno di noi. Dio vi benedica.